di meno per l'organico che avete messo di più. Senza dubbio, è stata una stagione particolare, siamo partiti male, poi siamo tornati nello splendore e adesso abbiamo fatto questo finale veramente soffertissimo, però io confido nei ragazzi, adesso ce la metteranno tutta e mi auguro che facciano un ottimo diciamo, torneo finale. Io penso di aver fatto del mio meglio insieme a loro, chiaramente le circostanze non tutte sono state sempre positive e a questo punto dobbiamo solo sperare di raggiungere un obiettivo che per noi è fondamentale. Oggi è una partita anche spalle, Presidente, diciamo. Sì, oggi insomma da ambedue le parti non c'era la volontà, non c'era quella volontà forse di fare il risultato, anche perché mettersi magari ecco, al rischio di prendere sia noi sia la Vigor un gol magari poteva compromettere le aspettative sia dell'una che dell'altra squadra, quindi diciamo è accaduto quello che in genere si dice di comodo, però questo è il calcio e va bene anche così, l'importante è raggiungere un obiettivo. Chiedi l'avversario che vi aspettate adesso? Sì, penso che sia il Chieti e con loro diciamo ci abbiamo anche un buon rapporto, quindi è un derby perché loro sono abruzzesi come noi e abbiamo già disputato diverse partite con loro, conosciamo bene i ragazzi loro, conosciamo bene il mister, sono un caro amico del presidente Bellia e mi auguro che insomma anche lì quello che ci sia prima di tutto la sportività e dopo ciò che avviene conviene, si dice. L'avversario anche lei sarebbe aspettato che la Mezza, che l'anno scorso ha fatto 80 punti, quest'anno si salvasse l'ultima giornata. Certo, infatti mi dispiace per la Mezza, per questa stagione che non è stata forse molto positiva, però insomma io gli do l'in bocca al lupo, gli do che faccia un altro ottimo campionato. Probabilmente, speriamo di no per noi, che non ci rincontriamo quest'altro anno. Ci rincontreremo fra 2 anni. Fra 2 anni, ecco, ben venga in prima divisione tutti quanti. Presidente, un po' deluso, perché forse al posto del Pontedera dovrà esserci l'altro. Ecco, questo sì, noi abbiamo costruito una grande squadra che si è dimostrata non tale, però probabilmente, come succede anche nei grandi club, non è detto che spendere tanti soldi sia il risultato, poi porti a un risultato matematico. Noi pensavamo ecco, di stare forse a fianco della Salernitana, eravamo partiti con quei presupposti. Io per me questo è il primo anno di presidenza, ho preso la società quest'anno e forse ecco, magari ho con un po' di presunzione pensavo di fare di più di quello che abbiamo fatto, però insomma, in fin dei conti stiamo nei playoff e questo non è poi così indecoroso. Certo, io faccio il costruttore e quindi vivo di prima persona la situazione dell'Aquila, che adesso è terribile, ancora più dei primi tempi dopo il terremoto. Perché? Perché la gente si sta probabilmente rendendo conto che i tempi previsti non sono quelli che si aspettavano. La ricostruzione è lenta, noi abbiamo difficoltà sotto l'aspetto economico perché i fondi non vengono erogati. E quindi ci ritroviamo, io ecco, personalmente ho messo 60 persone sotto cassa integrazione, per me questo è una sconfitta ancora più del calcio e giustamente come mi diceva un tifoso, caro presidente, se io fossi stato un suo operaio che ha messo sotto cassa integrazione e lei spende centinaia di migliaia di euro per questa società, io forse le avrei sputato in faccia e io me lo sarei preso perché in fin dei conti purtroppo questa è la realtà, però l'impegno iniziale c'era. L'Aquila a me come costruttore mi ha dato tanto mi ha dato e io volevo restituirlo in qualche maniera. La società non stava in una condizione ottimale e abbiamo pensato io e alcuni altri soci di fare qualcosa di sociale. L'aggregazione che ormai all'Aquila non esiste più, non c'è più un punto di riferimento tranne un centro commerciale, non abbiamo più niente, i nostri bambini giocano all'interno di questo centro commerciale, non abbiamo campi sportivi, non abbiamo più nessun altro tipo di svago, questo è vero, purtroppo questa è la realtà. Va bene.
Bene? Io sinceramente, da come si è proposto il Teramo io l'ho veramente, ho avuto paura. L'hanno dimostrato anche oggi, che giocano con la Salernitana, e fino a qualche minuto fa, io non so il risultato finale perché avevano sospeso per pioggia, vinceva 3-1. Questo dimostra quanto la squadra sia concentrata nella vittoria. Il presidente, un carissimo amico mio, Campitelli, Luciano, ho parlato con lui l'ultima partita che abbiamo disputato, dove noi abbiamo perso 2-0, delusione grandissima quella partita, e penso che il Teramo, ecco, era la squadra insidiosa. Adesso giocheremo col Chieti, non lo so, siamo tutti allo stesso livello, anche perché gli ultimi risultati delle ultime partite si equiparano, non è che c'è stato un grosso divario fra le squadre, e il campo poi è quello che determinerà il tutto. Grazie. Grazie a voi.